Faccio questo piccolo discorsino per farvi vedere come funzionano le missioni degli assassini, perché me l'avete chiesto e allora è giusto che ve lo dica. Allora, quando tu chiami la colomba, tu hai degli assassini. Questi assassini, che sono quelli che abbiamo reclutato in giro per la città, vengono tutti disposti qua. Io adesso ne ho esattamente 9, ma siccome mi mancano 3 torri de Borgia da sbloccare, arriveremo a 12. Quando tu li mandi in missione ricevi dei soldi e loro ricevono dei punti abilità. Dopo 10 punti abilità il tuo assassino sale di livello, poi per passare dal secondo al terzo ne richiede 30 e così salendo, fino credo a 8-10 livelli, dove tu puoi potenziare sia armi che armatura. Ovviamente poi ci sono certe missioni che tu hai il 100% di riuscita anche con un assassino solo, se l'assassino è molto abile. I contratti appunto sono sparsi per tutta Europa e tu hai la difficoltà, la ricompensa, e man mano che tu ci butti assassini dentro per andare a completarla hai una percentuale di riuscita. Ovviamente se tu ci mandi un assassino solo e lui ci riuscirà, si prenderà tutti i punti abilità e avrai un maxi potenziamento, piuttosto che quando ne mandi 3 per esempio o 5. Ecco come funziona. E con questo, ragazzi, avrai anche assassini più abili in città quando chiederai rinforzi per qualsiasi cosa. E ragazzi, andiamo avanti con la storia dopo tutta questa cosa degli assassini. Questo è Leonardo per forza. Scopri origine della voce misteriosa. Visita inaspettata. Ezio, vieni qui. Ezio, vieni qui. Una scatola. Dato queste sono missioni che vengono completate. Leonardo, sapevo che c'eri tu dietro l'attacco al castello. Lieto di vederti, amico mio. Vieni qui. Perdonami, i Borgia hanno richiesto i miei servigi. Avrebbero potuto uccidermi se mi fossi rifiutato. Che cosa vogliono? Macchine da guerra. Ho inventato le armi per tutte le guardie dei Borgia e anche altre mostruosità. Sono molto ben progettate. Tieni. I nomi dei Templari che seguono la loro costruzione. Cesare vuole rifornire il suo esercito delle mie creazioni. Devi distruggerle. Grazie. E prenderò cura dei progetti e delle macchine. Temo di portare notizie anche peggiori. Hanno... Beh, quello si sapeva. Sì, lo so. Avevo dato io la mela a Mario. Mi dispiace, Ezio. Cesare me l'ha data per studiarla e farla funzionare. Poi Rodrigo l'ha presa e ora... non so dove sia. Prima o poi la recupererò. Leonardo, ho perso tutte le invenzioni del codice che mi avevi creato. Non sarà difficile ricostruirle. Non dimentico mai un progetto. Però dovrei rimborsarmi le materie prime. Davvero? Non ti pagano abbastanza al Vaticano? Poco. Davvero poco. Se vogliamo farcela, non devono mai vederci insieme. Un indice puntato? Indica dove devi sederti, quindi siedi. Che cazzo? Quindi recuperiamo la macelata e tutto quanto. La seconda la macelata. Nel 1800, tra l'altro, ce l'ho. Guanto da scalata per il salto ascensionale e dardi avvelenati. Direi di partire con la doppia lama celata. Devo tornare al laboratorio. Aspetta qui. Ecco, appena ho comprato il Pantheon, se no potevo fare anche gli altri. E io ho tracciato la posizione di Leonardo sulla mappa. Ora puoi seguirlo quando si sposta. Per sincronizzarti con Ezio dovrai distruggere le macchine di Leonardo. Ho segnato la posizione dei Templari che ne seguivano la costruzione. Aggiornerò la mappa una volta scoperto dove si trovano le macchine. A posto. Vabbè, è durata poco, quindi direi di fare altro. Allora,
Ora non so dove siano le macchine di Leonardo come missione. Però abbiamo sbloccato questa parte qua, quindi è golosissima. Nel frattempo vado a fare il ricordo ripristinato. Penso che sia la cosa migliore da fare in questo momento. Intanto tutti gli assassini mi sono rientrati praticamente, o quasi. E ce li ho tutte a mia disposizione. Oh, siamo dalle cortigiane. Chissà che vogliono. Cazzo ancora? No. Qualcuno di voi sa di un'esposizione d'arte qui in città? Sei tornato a Roma! Giusto il tempo... No, sono un ologramma che ti viene a dare fastidio. Ezio, non mentirmi. Devo partecipare a un'esposizione privata di quadri di Leonardo. C'è un'esposizione a Castel Sant'Angelo in serata, ma ti servirà un invito. Fortunatamente so dove puoi procurartene uno. Ti garantirà l'accesso ai piani inferiori. Solo i cardinali possono salire di sopra. Sapevo di poter contare su di te. Sì, sì. Ti faccio accompagnare dalle ragazze. Buona fortuna e non farti acciuffare. Invito in extremis. Allora, sincronizzazione totale, non si devono accorgere dei cadaveri e manco bisogna farsi beccare. Questa è molto tosta, ragazzi. Ovviamente neanche da discepoli togati, famosissimi discepoli togati. Bello è che ci sto pensando adesso, no? Ma i dardi avvelenati? Boh, secondo me sono una cosa tipo inutilissima. Ora, i dardi del furore, quelli che ci sono in Black Flag, che per... che insomma, quando li spari fanno rivoltare il nemico contro i suoi amici, quelli ha senso. Perché si fanno la guerra tra di loro, si ammazzano tra di loro. Al massimo ne spari un'altra e buona. Qua invece la situazione è un pochino più difficile, raga, perché... Cioè, metti il veleno, stanno lì a bighellonare... E poi che succede? Un cazzo. This is the problem. Tra l'altro ho anche comprato la balestra, quindi potrebbe essere qualcosa di succoso. Nel muro sopra la bottega casearia potrebbe avere la decenza di... Ah, sì, non dobbiamo farci individuare. Bisogna andare a prendere quelli. Exactamente. Quindi sarebbe bello fare tipo la pioggia di frecce. Not a bad idea. Allora io qua voglio sperimentare la balestra. Non bisogna farsi individuare e nemmeno che scoprano i corpi, quindi... L'ufficio del cancelliere è a porto... Potresti anche scendere. Bravo. ...della settimana scorsa a Barione, chiede a tutti i preti laici di portare... Dov'è la balestra? Eccola qui. Casca in acqua, per favore. Sì, 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 è cascato, è cascato. Ok, fuori il primo. Dalla statua della Madonna col bambino. Qua mi vogliono inculare malissimo. Allora io inculo loro. Bisogna far fuori prima quello sopra e poi quello sotto. Perché se no quello sopra vede il corpo di quello sotto. Il consiglio rionale chiede a tutti i banchieri di passeggiare le proprie carrozze in maniera responsabile. Boom. Fine. Non cascare giù. Ok. Cioè, perfetto finora. E a sto punto... No, tu sei pericoloso. Tu sei molto pericoloso. No, lo può vedere.
e non lo vede. Qui si fa così. Boom. Fine. Grazie, adepti. Ragazzi, cioè, ma una perfezione del genere, dove la trovate? Lo consegnerò a sua signoria. Cos'è sto stronzo? Ma no, il civile Ezio! Mi fa incazzà quando fa... Che senso c'è di abbattere il civile? Mo se la fallisco per colpa tua... Oh, invito ottenuto. Andiamo. Non voglio che mi facciano fuori gli adepti, quindi faccio così. Estrema gravità. Godo. Forza. Non mi morire, Ezio, magari. Merda. Panchina, 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 panchina. 700 fiorini. Invito in extremis, cioè, perfetto. 100% di sincro e siamo a posto.